come mai nella tua analisi hai affrontato il discorso minoranza musulmana nel Regno Unito? Ma guardi, la mia scelta è stata determinata dal fatto che in quel momento mi trovassi proprio nel Regno Unito, a Londra, a studiare per la mia tesi, studiando diritto, io ho giurisprudenza qui a Udine, mi sto occupando in particolare del diritto musulmano, quindi del diritto islamico, e dunque essendo a contatto con la minoranza musulmana nel quotidiano e a conoscenza dei loro problemi e delle loro difficoltà ad integrarsi, ho deciso di sviluppare questo tema nella mia tesina. E questa settimana a Londra un soldato inglese è stato barbaramente ucciso da un giovane musulmano. Che lettura dai di questo delitto? Ma guardi, io sono dell'idea che non si debba estremizzare queste affermazioni fatte dai giornali, cioè sono d'accordo del fatto che siano musulmani, che sia stato un musulmano l'assassino, tuttavia io credo che non abbia a che fare con la xenofobia o con l'odio per i cristiani, credo invece che si tratti di uno squilibrato, problemi personali, non problemi di tipo razziale o di tipo integrativo nella comunità nella quale vivesse. Quali soluzioni possono esserci secondo te per risolvere questo tipo di tensioni? Ma io credo che il problema sia l'integrazione. La minoranza musulmana nel Regno Unito vive molto separata dal resto della popolazione. Ci sono molte altre minoranze che vivono integrate. I musulmani non si integrano, io credo che vivano tra di loro, si sposano tra di loro, questo chiaramente per ragioni religiose, si sposano, un terzo dei musulmani che si sposa nel Regno Unito non registra il proprio matrimonio, si sposano solo ed esclusivamente secondo il diritto sharaitico, quindi ecco, credo che sia un problema di integrazione, al punto tale che non hanno nessun interesse a far riconoscere il proprio matrimonio dall'ordinamento inglese, con tutte le conseguenze che se ne possono avere nel caso di decesso di uno dei due coniugi, nel caso di affidamento dei figli o quant'altro. Essendo il matrimonio non riconosciuto, non esiste per l'ordinamento inglese. Allora non interessa, nella maggior parte dei casi, che l'ordinamento riconosca questa situazione, cioè il matrimonio.